e che altre riflessioni ci può fare sul tema? Come dicevo ieri in un piccolo articolo apparso su Repubblica, quello che è la vittima, la vera vittima di questa legge è la libertà istituzionale dell'informazione. La libertà istituzionale dell'informazione è, si può dire, una risultante nei paesi di democrazia liberale di due idee forza. Da un lato la libertà di stampa, la libertà di espressione, l'altro il diritto ad essere informata. Sono valori che poi dovranno passare attraverso il vaglio del legislatore o addirittura essere proclamati in Costituzione, come nel nostro paese l'articolo 21 per ciò che riguarda la libertà attiva di informare. Per ciò che riguarda invece la libertà di informarsi, questa a mio parere è la risultante della libertà attiva ed è per così dire presidiata da tutta una serie di norme della nostra Costituzione che caratterizzano la forma di Stato, la sovranità popolare, l'articolo 3 che dice che la Repubblica deve rimuovere gli ostacoli perché tutti quanti si sia liberi, la libertà di ricerca, la libertà il fatto che i lavori parlamentari debbano essere pubblici, procedimenti amministrativi devono essere pubblici. Faccio un esempio. Le biblioteche universitarie che chiudono alle 3, alle 4, alle 5 nel nostro istituto, che quando ero ragazzo era sempre aperto, adesso per carenza di personale chiedo alle 17 è già chiuso. Lo so. Negli Stati Uniti, dove ero, studiavo anche, fino a mezzanotte si poteva studiare. Questa è una compressione della libertà di informarsi. Ma ancora su Repubblica qualche tempo fa è apparso un bell'articolo che riguardava i segreti, la durata dei segreti. La legge, la 124 del 2007, l'ha ridotta a 30 anni, però i decreti attuativi ancora non ci stanno. Se si fossero aperte gli armadi con i segreti sapremmo qualcosa di più anche a proposito di Borsellino, eccetera, eccetera. Quindi, come vedete, questi due valori, libertà di informare e libertà di informarsi, sono come in un circolo, è un processo circolare. Uno si vive grazie all'altra. Se non ci fosse la libertà di informarsi, gli editori andrebbero a chiudere i battenti. D'altra parte, se non ci fosse la libertà di informare, e questo disegno di legge proprio colpisce in fondo proprio la forma di Stato, di democrazia liberale. Però vorrei aggiungere, adesso passando al disegno di legge, poi il moderatore mi dirà se sto parlando troppo, il disegno di legge, però devo avvertire i lettori, contiene anche delle cose giuste. Lo dicevo prima al suo amico e collega Stefano Rodotà, che non dobbiamo fare di tutta l'erba un fascio, perché io almeno non mi sento di difendere il magistrato che vuol fare il protagonista o il magistrato che chiacchiere e dice delle cose che dovrebbero essere tutelate dal segreto. Ecco, queste cose in questo disegno di legge sono vietate, a ragione, e dobbiamo sostenerle. Ho letto su un giornale che adesso non si potrà più riprendere i processi. Ma riprendere i processi senza l'assenso delle parti, per me è una barbarie, è una violazione della dignità umana. Io ricordo l'episodio di Forlani intervistato, che aveva questo grumo di saliva, che ha interrogato. Queste sono cose che, perché oltretutto, a parte l'esposizione alla gogna dell'imputato, non è nel senso di un'efficienza della giustizia, perché a meno che non sia un avvocato attempato superiore da queste cose, pensa l'avvocato di fare più la star, pensa più a porsi bene,
nei confronti dell'opinione pubblica, per non dire la stessa cosa del magistrato e quindi un'incentivazione del protagonismo dei magistrati che non è certamente utile, non è il protagonismo, non è, va raramente d'accordo con l'efficienza della giustizia. Passando poi alle critiche più evidenti a questo disegno di legge, io probabilmente dirò cose che già altri, anche il direttore Mauro, ha detto molto molto più efficacemente di me. Io quello che voglio comunque qui ribadire, ecco, che una lampante violazione della libertà di informarsi è data da questo articolo 114,2, comma 2 bis inserito, per cui dice: è vietata la pubblicazione anche parziale, per riassunto o nel contenuto, della documentazione degli atti relativi a conversazioni anche telefoniche o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche, ovvero ai dati riguardanti il traffico telefonico o telematico, anche se non più coperti da segreto. Ma se non sono più coperti da segreto, è evidente che c'è una sovrapposizione che pretende di allargare al di là del ragionevole la segretezza. Questo è proprio una violazione della razionalità. Poi volevo anche dire che un altro articolo, questo mi sembra sicuramente incostituzionale, poi c'è l'articolo 266, che è un po' il cuore di questo problema. Mi meraviglio però che nella stampa non si sia detto che non è cambiato, cioè c'era anche prima così, adesso vi farò vedere quali sono le diversità, ma l'elencazione dei casi per i quali si poteva disporre intercettazioni erano prima e nessuno si era lamentato, mentre come ha detto ieri Onida nell'intervista a Repubblica, Liana Milella, lui aveva perplessità. Io l'ho già detto da tante volte che ho perplessità nella indicazione dei reati, perché immaginate un paesino di 500 persone nel quale ci sono sistematicamente dei furti, furti quindi per i quali, per il reato per i quali è massimo 3 anni, e questi furti continui suscitano un paesino di 300, 500 paesi, suscita allarme sociale. Ebbene, per queste cose non si può fare l'intercettazione. Cioè, a mio modo di vedere, sarebbe necessaria una congrua, specifica, attentissima motivazione, ma tutti i reati per i quali si deve agire d'ufficio dovrebbero essere possibili. Quindi questo sarebbe una modifica addirittura che nel momento attuale sarebbe ultrarivoluzionaria, ma però vi dico, da un punto di vista della Costituzione, questo si giustifica, perché se è vero che, cioè esiste l'azione obbligatoria e dall'altra parte che il pubblico ministero deve perseguire i reati, eccetera, eccetera, è evidente che tutti i reati, da un punto di vista dell'ordinamento giuridico, sono posti sullo stesso piano, e quindi per tutti i reati per i quali sia doveroso l'iniziativa del pubblico ministero devono avere adeguati strumenti per essere repressi. Ma voglio aggiungere un'altra cosa che, devo dire, è sfuggita ai molti, e cioè